Diamo subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Invece assenti più la Presidente, e di giustificati ce ne sono quattro e sono Giuliano, Gugliotta, Rinaldi e Stelitano. Allora, apriamo subito con l'interrogazione numero 44 a firma del consigliere Toti, avente ad oggetto richiesta di intervento urgente di bonifica e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l'area verde sita in largo Don Orione. E quindi, sì, consigliere Toti, allora, a 5 minuti. Richiesta di intervento urgente di bonifica e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie presso l'area verde sita in largo Don Orione. Premesso che, la leggo chiaramente, dal mese di maggio 2017 stazionano permanentemente nell'area verde di largo Don Orione 3 cittadini extracomunitari che hanno occupato 3 delle 4 panchine presenti utilizzandole come giaciglio, lasciando coperte cartoni e rifiuti anche nelle ore diurne sulle stesse, impedendo così la fruizione dell'aria ai residenti, che come conseguenza del permanente stazionamento delle persone, l'area verde viene utilizzata come deposito di rifiuti, mazzerizie nelle aule, mentre sia nelle aree calpestabili che il marciapiede circostante risulta invaso a centinaia di bottiglie anche frantumate di alcolici vari, creando così condizione di obiettivo pericolo per i passanti che come conseguenza diretta della presenza dei cittadini extracomunitari tutta l'area e soprattutto quella retrostante al Monumento del Santo è quotidianamente utilizzata come gabinetto con conseguenze insopportabili odore di urina e presenza di numerose feci nell'area prospiciente ristorante, purtroppo bisogna dire questa cosa, che l'area interessata è frequentata in quanto sede capolinea di busse, linea 649, su di esse incido 2 scuole materne elementari e che anche, considerando la tutela igienico-sanitaria di adulti e minori, la condizione di degrado con l'apertura delle scuole è diventata intollerabile. Si interroga l'assessore competente circa l'impegno e le tempistiche necessarie affinché cessi lo stato di degrado dell'area sopra descritta per mezzo di una bonifica ambientale completa. L'impegno e le relative tempistiche affinché venga definito e codificato un intervento periodico certo e strutturato di manutenzione e rimozione di rifiuti e deiezioni umane da parte dell'AMA e Servizio Giardino, cessazione permanente urgente dello stato di pericolo sanitario presente nell'area tramite bonifica periodica e disinfestazione. Assessore, dico peggio che così non poteva stare la piazza, voglio dire è una piazza e un'area anche
anche a Verde, voglio dire, molto importante, centrale. Stiamo parlando della vicinanza a Via Appia, di una, come ho scritto, di un'area dove praticamente ci sono due capolinea, c'è la scuola materna, c'è perciò una presenza materna elementare, c'è una presenza in quell'area e anche un bel posto, se vogliamo, del nostro municipio. Purtroppo questa situazione, assessore, non interessa soltanto questa piazza, vediamo anche la difficoltà su Reddioma rispetto alla pulizia, anche l'illuminazione, sono passato ieri sera, l'illuminazione era scarsissima, perciò rispetto alla sicurezza veramente è da riconsiderare anche il discorso e anche rispetto a Villa Lais. Però ecco, voglio dire, ho comunque cercato con questo di sensibilizzare con questa interrogazione il municipio e tutte quante quelle che sono istituzioni che possono e potevano appunto intervenire per eliminare questo gravissimo degrado dell'aria. Ecco, voglio dire che su pochi giorni dopo che ho presentato l'interrogazione c'è stato il miracolo, in quanto, voglio dire, l'interrogazione si vede che ha dato i suoi frutti, in quanto praticamente pochi giorni successivi alla presentazione di questa interrogazione c'è stata una bonifica ambientale, c'è stata questa cosa. Io oggi sono ripassato prima di venire in consiglio, purtroppo c'è una situazione ancora non degna di un'area come quella di Don Orione, importante. Io voglio ricordare che lì c'è una delle prime chiese del nostro municipio, la chiesa che ha fatto Don Orione, stiamo parlando del fine 800. E poi c'è anche, voglio ricordarlo perché a me fa piacere, anche una casa dove ha soggiornato alle Canessiane Don Sturzo negli ultimi anni di vita, ecco, perciò lì a via Don Orione. Questo. Io comunque volevo ribadire all'assessore, e la richiesta che io faccio è un impegno serio e continuativo rispetto a quest'area, assessore. Sì. Allora, buongiorno. Ovviamente questa interrogazione è stata segnalata al servizio giardini, che comunque effettua quando non sono presi dagli interventi di emergenza a tagliare rami, a battere piante ed altro, loro effettuano periodicamente i servizi di pulizia che gli sono stati commissionati dal Dipartimento Ambiente. Anche nei giorni scorsi sono passati a fare una nuova pulizia dell'area, io ci sono passato stamattina prima di venire qui per vedere che fosse andata a buon fine. Questo però è il passato, nel passato quest'area era assegnata al servizio giardini, noi abbiamo fatto un passo in più, abbiamo chiesto in assegnazione questa ed altre aree verdi al Dipartimento Ambiente e abbiamo ottenuto di farcele trasferire, quindi nell'immediato ancora non è immediatamente operativa la ditta che dovrà effettuare i lavori, però abbiamo un ufficio del verde che gestisce un bando del verde grazie all'assessore Giuseppe Comiso, che è riuscito a metterlo a bilancio e con il quale cureremo in futuro sia il verde scolastico che tutti i pezzettini di verde che man mano riusciremo a farci trasferire dal Dipartimento. Questo per il futuro. Non dovremo più dipendere dal servizio giardini, ma avremo una ditta nostra e quindi in caso di emergenza potremo intervenire tempestivamente, ma in generale effettueremo una manutenzione periodica e regolare su questa e sulle altre aree, il cui numero adesso è in crescita perché in un primo confronto ce ne hanno assegnate solo una parte, ma noi ne abbiamo chieste
delle altre. L'intenzione è un po' alla volta di riuscire a prendere in mano come municipio la gestione del verde, perché abbiamo visto che in effetti negli anni passati l'azione del Dipartimento col Servizio Giardini non è stata proprio il massimo dell'efficacia. Sì, 3 minuti. Sì, Assessore, sono parzialmente soddisfatto rispetto a queste sue risposte. Io comunque invito l'assessore e questa maggioranza a un'attenta vigilanza di queste aree per ribadire un decoro serio alle nostre aree verdi, alle nostre piazze, perché chiaramente ci sia il minor degrado possibile. Ecco, voglio ricordare comunque l'assessore è passato stamattina, io sono passato prima di venire qui in consiglio, dietro praticamente una panchina c'erano 2 valigie abbandonate, voglio dire, perciò ecco io quello che richiedo all'assessore, no, voglio dire, è una piazzetta importante, una vigilanza periodica, ecco, è importante. Sono parzialmente soddisfatto perché qualche cosa è stata fatta, però ecco, dico, la vigilanza è importante, perciò dato che questo è stato decentrato al municipio e di questa cosa ho molto piacere, però ecco, interventi urgenti o comunque un controllo di queste aree va fatto periodicamente, perciò l'invito a perseverare in uno stato, in un discorso di grossa attenzione e anche impegno, di grosso impegno rispetto a queste aree che purtroppo per molto tempo sono state degradate. Ecco, io voglio ricordare all'assessore anche di accendere un po' i fari anche su Villa Lais, c'è un parcheggio interno a Villa Lais vicino alla chiesa, parcheggiano anche 5-6 macchine, cioè entrano, lì c'è l'ingresso che deve essere richiuso, quello attiguo al centro anziani, e vabbè, poi l'illuminazione su Re di Roma. Sì, e poi pedonali sull'AIS. Non è permessa la risposta a meno che non ci siano state incorrezioni o siano state tirate fuori altre domande, quindi direi di terminare così l'intervento. Allora, passiamo al primo punto, vero, dei lavori. Diciamo, dopo l'interrogazione io ringrazio l'assessore che è venuto e ha risposto alla numero 44 e passiamo alla proposta di deliberazione avente ad oggetto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 del TUEL a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Roma sezione 12 civile numero 25882/2015 a favore del signor Di Meo Daniele dell'importo di euro 617,11. Ah, è vero, gli scrutatori. Scusi, allora, Presidente, una cosa sull'ordine dei lavori. Noi abbiamo presentato un'interrogazione urgente, volevamo sapere solo se si discute dopo o se c'è un motivo per cui non si discute. Allora, le interrogazioni urgenti da regolamento, e io ce l'ho anche dietro, se volete lo guardiamo insieme, si portano in capigruppo e si discutono per il primo consiglio utile. Non esistono interrogazioni urgenti question time, ma già col nuovo regolamento. Tutto qui. Ma l'ultima volta l'avete accettata, però l'interrogazione urgente presentata all'ufficio consiglio entro 24 ore prima dal consiglio. Allora guardiamo subito insieme tutti quanti il regolamento. È stata accettata. Non ho nessun problema, se permettete a guardare il regolamento adesso, l'ho lasciato su, ne avete uno? Perché se è da rispondere la facciamo rispondere, io in questi giorni ero assente ma non è una giustificazione, quindi se è da rispondere la rispondiamo, però vediamo. Benissimo,
Non c'è molto da dire. Se un consigliere chiede che una sua interrogazione sia riconosciuto il carattere di urgenza, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può disporre che l'interrogazione medesima sia iscritta all'ordine dei lavori della seduta successiva con priorità su ogni altra interrogazione. Intendo portarla in capigruppo nella prima capigruppo possibile. Grazie. Allora, andiamo avanti. Sì, gli scrutatori. Credo che possiamo stare tanto a discutere un articolo che ho già spiegato. Se lei mi dice il motivo, su che cosa, vediamo. Sul? Magari col microfono, io non riesco a sentire. Sull'argomento col quale ha, diciamo, chiesto parola la consigliera Biondo. Perché forse mi ricordo male io e quindi è un modo, diciamo, per affrontare anche le prossime. Sì. E in realtà le interrogazioni urgenti presentate però in un'altra volta, per esempio ricordo quella sugli asili nido, avevano avuto la stessa procedura oppure erano venuti direttamente in aula? Perché che mi ricordo io invece erano stati accettati e discussi direttamente in aula. Allora, una volta è successo che un assessore era pronto con l'interrogazione, non urgente tra l'altro, e io ho chiesto ai capigruppo se erano d'accordo a portarla subito in aula, perché l'assessore era pronto ed era, stava per scadere. Essendo questa non... No, io non mi riferisco. Io credo che non ci sia molto da dire, Vitrotti, penso di aver letto il regolamento. Per noi sì. Ho capito, gente, penso di aver letto. Non ha neanche la sensibilità di capire che è una cosa che succede oggi e c'è una gravità enorme rispetto a questa cosa. Chiedo a lui un'interruzione per fare una conferenza di capigruppo, così vi aggiorno su quello che succede oggi pomeriggio. Su che cosa è questa interrogazione? Di Forza Nuova, mi pare, no? Ho capito, ho capito. Penso che si stia preparando la risposta, ma io sinceramente da regolamento l'ho già calendarizzata e la porto in capigruppo. Devo capire che succede, che è domani. Che è domani. Presidente, io le sto chiedendo un'altra cosa. Un'ultima volta che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una mozione urgente sulla questione delle disinfestazioni all'interno delle scuole, sì, non era una interrogazione calendarizzata, aveva un carattere di urgenza e quindi è stata subito posta all'interno della discussione dei lavori. Ho fatto una domanda molto semplice, mi ricordo male io, c'era stato un precedente invece che aveva chiesto, diciamo, la necessità di rispondere immediatamente entro 24 ore? Entro 24 ore. Guardi, per il carattere adesso di se vuole ci andiamo a informare su questa interrogazione stessa. Io credo che finché c'è stato il vecchio regolamento valevano le io quello che sto dicendo è che mi ricordo che finché c'è stato il vecchio regolamento si poteva fare, le altre sono state sempre calendarizzate. No? Questa delle scuole no? Adesso? Le anticipate lei lo stesso giorno, due l'ha concesso lei, eh? Qualcuno può andare a controllare, per favore? Io in questo momento non credo di avere tempo per poter controllare. Intanto andiamo avanti. Io chiedo alla segreteria il favore, se possibile, di aiutarmi a capire se ci sono state due interrogazioni che sono state risposte entro le 24 ore. Una era sempre sullo stesso. Vediamo i verbali, appunto. Sto solo chiedendo aiuto, eh? Niente di che. Io non lo ricordo, sinceramente, quindi chiedo aiuto. Allora, facciamo una cosa, sospendiamo il consiglio un attimino, solamente per vedere, per renderci conto se questa cosa è già avvenuta. Grazie. Quindi studiarsi il regolamento, perché la prossima volta neanche la faccio questa interruzione per controllo. Grazie, andiamo avanti. Allora, quindi gli scrutatori, stavamo dicendo, sono oggi De Chiara, Giannone, Toti. Chi è il relatore per questo atto? Se vuole, come Presidente della Commissione. Va benissimo, grazie. Ne parlo io. Sono due per la verità, se ne potessi parlare. Se insieme, come dica lei. Devo dire allora, poche cose. Immagino, essendo atti dovuti, lei che dice possono essere anche trattati insieme, sì, ho il conforto della direzione dell'ufficio consiglio, quindi sì, possiamo anche
parlare della proposta di deliberazione per gli stessi motivi avente ad oggetto riconoscimento del debito fuori bilancio, questa volta emessa dal giudice di pace di Roma per risarcimento danni del sinistro del 20-12-2012 causato dal cedimento del manto stradale di via Calpurnio Pisone 70 ai danni del signor Renato Leone Tammetta di euro 1125,58. Grazie. Consigliere Pompei. Penso che ci sia poco da dire se non prenderne atto. Trattasi di due debiti fuori bilancio dovuti a sentenze, tutte e due non più appellabili, è stato passato il visto di regolarità tecnica, quindi non possiamo, ripeto, che prenderne atto, anzi dilazionare il pagamento potrebbe esporci addirittura delle responsabilità personali. Ho finito. Ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi, andiamo subito alle dichiarazioni di voto. Non mi pare che ci siano dichiarazioni di voto, quindi a questo punto votiamo direttamente favorevoli. Contrari? Astenuti? Quindi, vogliamo fare votazione separata? Ma vale per sì, più. Assolutamente. Cioè, una votazione. Vediamo questa adesso. Sì, allora abbiamo 13 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto e non partecipano al voto Ciancio, Vitrotti e Biondo. Passiamo al punto successivo. L'hanno votato? E quindi no, se hanno votato è giusto che abbiano votato. No, scusate, ripetiamo la votazione, assolutamente ripetiamo la votazione. Allora, contrari alla prima, favorevoli al primo atto, alla prima, benissimo, all'unanimità, perfetto. Presidente, esatto. Presidente, mi scusi, è uscita proprio nel momento della votazione, quindi non... Va bene, allora a questo punto 16 favorevoli, togliete quella nota. Per l'altra proposta di deliberazione, la successiva, quella al punto 3, favorevoli, contrari, astenuti, stesso, questa volta una di meno, perfetto. Per queste proposte di deliberazione va votata l'immediata eseguibilità, quindi per la prima favorevoli, contrari, astenuti, bene, concessa, per l'altra, per la seconda, favorevoli, contrari, astenuti. Concessa. Benissimo. Allora, passiamo al punto successivo, che è il punto 4, all'ordine dei lavori di oggi, ed è la proposta di deliberazione per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta numero 92 del 2017, approvazione del piano capitolino della mobilità elettrica 2017-2020, approvazione del regolamento per la realizzazione e la gestione degli impianti di pubblico accesso adibiti esclusivamente alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, parziale abrogazione delle disposizioni relative alla mobilità elettrica contenute nel regolamento degli impianti stradali di rifornimento energetico del Comune di Roma, approvato con deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
numero 26 del 17 marzo 2008. Quindi va bene, decreto giunta capitolina 42 del 23 ottobre 2017. Relazione, consigliera Ariano. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti i colleghi consiglieri. Per quanto attiene questa espressione di parere, noi abbiamo calendarizzato nella Commissione terza in varie occasioni l'analisi sia del documento che c'era stato rappresentato, sia in data venerdì 17 novembre una specifica valutazione di approfondimento con il personale che aveva proprio predisposto questo piano. Nella seduta la Commissione si è espressa favorevolmente nei confronti appunto di questo parere. Brevemente vorrei ricordare appunto che si tratta di un documento che in primis bisogna sempre ricordare non ha alcun tipo di costo per l'amministrazione, che anzi appunto nell'ambito del deliberato viene specificatamente indicato che poi tutte le risorse che in entrata che ne deriveranno verranno poi destinate a dei conti appunto specifici. Per quanto riguarda invece cosa costituisce realmente questo documento, vado brevemente ad indicare appunto ciò che esso in realtà rappresenta. Esso costituisce il piano della mobilità elettrica previsto già dal piano nazionale infrastrutturale per la ricerca dei veicoli per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il PNIRE, il quale contiene le linee di indirizzo coerenti con il decreto legge 22 giugno 2012 numero 83, convertito poi con legge 134 del 2012, ed il quadro strategico per lo sviluppo del sistema di ricarica elettrica ad uso pubblico. Il piano capitolino infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica disciplina il settore della mobilità elettrica e contiene il regolamento per l'installazione e la gestione degli impianti adibiti alla ricarica di veicoli elettrici negli spazi di pubblico accesso nel territorio di Roma Capitale. Il presente piano è stato redatto in coerenza con il nuovo piano generale del traffico urbano PGTU approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 21 del 16 aprile 2015. Il documento consiste in realtà in una pianificazione di un percorso che sostenga in modo adeguato la diffusione della mobilità elettrica nelle sue diverse forme, in piena coerenza con gli indirizzi programmatici dettati appunto dal PNIRE. L'orizzonte temporale di riferimento è l'anno 2020, infatti il PNIRE definisce questo traguardo come termine della fase di consolidamento degli standard e di diffusione su larga scala dei veicoli elettrici. Io ho voluto semplicemente dare una piccola introduzione, spero, dato che comunque la mobilità sostenibile e la ricerca di energie alternative per l'alimentazione dei veicoli deve essere necessariamente incentivata dalle normative, ovviamente in primis l'adeguamento della normativa nazionale a quelle che sono i dettami della Comunità Europea e di lì a seguire, dicevo, dato che comunque noi abbiamo un occhio particolare, soprattutto come capitale d'Italia, abbiamo necessità per una serie di commissioni di interesse di decongestionare il traffico, di fare in modo che la nostra città sia più vivibile e soprattutto che la vivibilità possa essere poi ricondotta in tutte le sue forme, facilità di movimento, facilità di reperimento di energie che abbiano un impatto sempre minore nei confronti appunto del sistema ambientale. E niente, grazie, finito. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo neanche dichiarazioni di voto e passiamo. Sì, ok. Sì, consigliere Carlone. Non appartenendo alla commissione che ha trattato l'argomento, io mi asterrò dal voto naturalmente, perché nemmeno sono stato messo a corrente di tutto quello che è stato detto nella commissione. Ho potuto prendere visione un po' del regolamento. È naturale che è da condividere, però visto che il gruppo
continua a non darmi informazioni su quanto si fa presso le commissioni, io mi asterrò dal voto. Grazie. Voto? No? Ci sono? Ecco, passiamo tranquillamente alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, no, si è astenuto. Ci sono 12 voti favorevoli e 2 astenuti, quindi la deliberazione viene approvata. Allora, c'erano poi all'ultimo punto dei lavori di oggi l'approvazione dei, cioè era l'approvazione dei verbali 31, 32, 33, 34 delle sedute del 21, 26, 28 settembre e 12 ottobre. Sono state in segreteria, in ufficio consiglio per visione, quindi si ritengono approvati. Chiudiamo qui. Sono le 15:25? Cosa sono? 15:20? Io vado sempre un po' male. 25, 15:25.